sì, scusate, sì, sì. Eccolo. Questo è firmato da tutti i consiglieri di minoranza e recita così. Oggetto di interrogazione sulle produttive. Data la situazione nazionale ormai di recessione, data il 19 novembre, data la situazione nazionale ormai di recessione, come attestata in questi giorni dai dati Istat che sanciscono una diminuzione del PIL, considerate che già da anni i settori economici della nostra città, come floricoltura e artigianato, commercio e pesca, versano in difficoltà più o meno gravi strutturali con pesanti ricadute in termini di occupazione, premesso che fra i compiti di un'amministrazione ci sono anche quelli di supporto alle attività produttive, di semplificazione burocratica, di facilitazione di infrastrutture, di stimolo e formazione, chiedono di sapere nel dettaglio quali siano stati i provvedimenti di giunta volti a favorire ognuno dei settori sovraindicati, a che punto si trova l'iter per l'individuazione e la realizzazione delle zone artigianali e commerciali. Allora, assessore Bianchi. Ma su questa interrogazione intanto c'è stato un primo piccolo dilemma. Se portarlo o no in Consiglio Comunale, quando si chiedeva, si capisce risposta scritta, ma non c'era scritto se si voleva il dibattito o meno in Consiglio Comunale. Però riteniamo che il problema è importante e che comunque sia un problema interessante da trattare, quindi è stata messa all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. La risposta che l'amministrazione intende dare è questa. Condividiamo che in un momento di crisi economica europea e nazionale sia necessaria da parte dell'amministrazione comunale una maggiore attenzione alle problematiche riguardanti le attività economiche locali che sono di fronte a grandi difficoltà, comunque continua ad aumentare di numero. È un dato di San Mariello abbastanza interessante, cioè a differenza di quello che sta succedendo in tanti altri comuni, da noi le attività imprenditoriali negli ultimi tempi sono aumentate e non diminuite. Può essere un segnale positivo, valutato come segnale positivo, comunque stanno aumentando. L'amministrazione comunale attuale, subito dopo il suo insediamento, convinta che la soluzione europea di fare approvare di concerto con i rappresentanti delle categorie economiche, con incontri e riunioni ha proceduto a ridar vita alle varie associazioni e cooperative di categorie operanti sul territorio comunale ed ha sollecitato la costituzione di nuove comunità associative. È stata rivitalizzata l'attività dell'associazione commercianti, come pure l'associazione artigiani, ha avuto vari incontri e vari confronti con l'amministrazione comunale, come pure i agricoltori, le varie cooperative di agricoltori hanno avuto più incontri con l'amministrazione, pescatori hanno avuto incontri con l'amministrazione comunale per illustrare le loro problematiche e eventuali soluzioni. Da questi incontri sono emerse una serie di necessità, alcune risolvibili nel breve, altre in termini più lunghi al tempo, necessità che si stanno affrontando e per cui sono state adottate o avviate i seguenti provvedimenti. Per quanto riguarda le zone artigianali, è stata in carica a Lazio per la progettazione eseguitiva della zona artigianale e commerciale insieme al Comune di Roma nella zona di Santa Severa. È stato adottato un atto di indirizzo al settore urbanistico di esaminare con priorità la proposta progettuale che prevede anche la realizzazione di una zona artigianale nella zona della ferrovia e l'autostrada nella zona ovest di Santa Marinella. C'è una proposta, era un piano delle parti per 7 anni integrati presentati che prevedeva la possibilità di creare zone artigianali e quindi il mandato all'ufficio è di esaminarlo prioritariamente rispetto agli altri in modo che eventualmente si possa arrivare anche a quel tipo di soluzione. È stato sottoscritto un accordo con la finanziaria regionale per interventi a favore dello sviluppo delle attività imprenditoriali locali. Sono state presentate richieste di progetto alle banche locali per la concessione di prestiti convenzionali a particolari condizioni da concedere agli imprenditori locali tutti. Già in passato l'amministrazione comunale fatto un accordo con le banche locali per erogare dei prestiti a tasso fisso con partecipazione del comune agli interessi alle imprese locali. Intendiamo portare avanti, rinnovare quel tipo di progetto. È stato raggiunto un accordo con la Regione Lazio per il finanziamento di progetti pubblici per la riqualificazione della costa.
sono stati dati indirizzi tecnici per la definizione del nuovo piano del commercio, che sarà portato a breve in Consiglio Comunale. L'incarico era stato dato alla passata amministrazione, è stato fatto un atto di indirizzo, che da cui ho da notizie, come io, il progetto, il piano è quasi pronto, ai giorni verrà consegnato e quindi sarà portato in Consiglio Comunale. Intervento presso il Comune di Roma, sul Comune di Roma per essere coinvolti nel progetto e nella gestione del nuovo mercato floricolo e per l'assegnazione a cooperative di produttori floricoli locali di banchi per la vendita al pubblico. Stiamo vedendo con il Comune di Roma appunto tramite incontri informali, intanto come creare forme che garantiscano i produttori locali nella gestione del nuovo mercato dei fiori che a breve nascerà, e per avere la possibilità che attualmente come cooperativa di avere un banco per la vendita dei propri prodotti davanti in qualche cimitero romano, davanti ai cimiteri, perché chiaramente sono i banchi più appetiti, sono quelli che danno più redditività. È stato dato incarico al settore tecnico di assistere agli agricoltori in merito alle problematiche legate all'approvvigionamento idrico per irrigazione. Ci sono una serie di problemi legati alle acque prelevate dai depuratori che vanno risolti. L'ufficio tecnico sta collaborando con gli agricoltori per risolvere questo problema. È stato fatto un accordo con la società Porto Romano per la riduzione e completamento dei canne e congelamento dei canne di affitto dei magazzini usati dai pescatori professionisti. È stato richiesto il riconoscimento di grave danno naturale per l'erogazione di aiuti alle attività colpite dagli ultimi eventi meteorologici. E c'è da dire, ecco, che sicuramente gli interventi fatti e previsti non sono esaustivi e sufficienti per risolvere tutte le problematiche legate allo sviluppo delle attività economiche locali, ma sicuramente sono tutto quello che la situazione attuale consente. Continueremo il confronto con le organizzazioni che rappresentano la realtà economica locale e cercheremo di incentivare l'associazionismo. L'incarico affidato all'Associazione dei commercianti locali per la realizzazione di attori generalizi va verso questi obiettivi. Stiamo introducendo un importante strumento per avviare corsi per i giovani e introdurre la complessa normativa riguardante le numerose agevolazioni fiscali, nonché le modalità di accesso a prestiti agevolati a fondo perduto degli enti sovraccomunali per la creazione di nuove imprese e investimenti per quelli già esistenti. Lo sportello per impresa, infatti, sarà riattivato grazie alla volontà politica di questa amministrazione. Tale progetto è stato finanziato dalla Regione Lazio, trovando coltura tramite i fondi previsti dall'articolo 47 della legge regionale numero 27/2004. Questi sono gli interventi che sono stati messi in atto fino ad oggi riguardanti appunto le attività economiche di Santa Marinella. Grazie. Prego, consigliere. Sì, rispondo cercando di essere sintetica. Allora, siccome noi l'abbiamo avuto stamattina questa risposta, non è stato possibile verificare, alcuni altri che abbiamo già visti, però in alcuni casi non è stato possibile verificare. Per esempio, assessore Bianchi, quando lei dice che parla ancora dei problemi legati all'approvvigionamento idrico per l'irrigazione dei floricoltori, conoscendo un po' la materia, mi sembra strabiliante che ancora facciate queste cose, tant'è che quasi quasi mi viene da dire che non è vero, però se lei lo dice lo farete, sono ben contenta, io personalmente. Quando si cita la Porto Romano, voglio dire, non ho potuto verificare punto per punto perché non c'è stato tempo, quando si cita la Porto Romano per la riduzione del congelamento dei canoni di affitto dei magazzini usati dai pescatori professionisti, posso dire che a quanto so i professori e i professionisti sono avvelenati con la Porto Romano, quindi evidentemente c'è qualcosa. Sì, sono stati riveduti, ma loro sono veramente arrabbiatissimi, quindi forse i pescatori andrebbero ancora ulteriormente supportati versus la Porto Romano. Io comunque in ogni caso, ripeto, qui non è stato possibile seguire, mi sembra molto interessante l'ultima parte quando dice stiamo introducendo un importante strumento, volevamo capire con più precisione che vuol dire stiamo introducendo, perché poi questi fatti formativi, invece esperienze formative, sono fondamentali. Ecco, io ho l'impressione, spero di essere smentita dai fatti, che siano magari interventi qua e là a spot, ma manchi un progetto, manchi un'idea, tant'è che se non ho capito male non esiste all'interno dei consiglieri una delega all'attività produttiva, perché non si è stata data
di recente, non so in quale veste l'assessore Bianchi a bilancio abbia risposto, ma non perché, perché a me non risulta che ci sia una delega alle attività produttive, tutto qua. Ecco, io